E benvenuti in questa nuova trasmissione. Come state? Marra fake intellettuale, Lo Loshard, oh, le brutte intenzioni la maleducazione. Com'era voi? Aspetta. Grazie mille a tutti quelli che stanno sabbando, abbonamenti in regalo, quattro abbonamenti in regalo già appena ho detto Lo shard, abbonamenti in regalo e gente che si abbona con Twitch Prime, con Amazon Prime che non paga in alto a destra, c'è il tasto abbona se uno c'ha cioè Amazon Prime non paga, già da subito. Cioè, ma voi, cioè, cioè, voi oggi mi state viziando. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d'arte, ma tu sei solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro Ma questo sono io Dubbi? -du e forse lo sapevo Bella ragazzi Oggi sto da solo perché ci siamo capiti male con... Uh, di che si parla? Quello che si è scritto nel titolo, delle sardine Però so, cercano di guadagnare tempo perché tanto... <ride> qua eh, il tempo non è danaro, quindi non, non, non me ne frega niente Grazie mille comunque a tutti quelli che si stanno collegando allora vi faccio vedere che ho qualcosa di programmato, ovviamente, guardate, c'ho qua nel secondo schermo 2000 video aperti, C ho un articolo e 2000 video aperti, quindi insomma ci sarà di cui parlare, però voglio un attimo parlare con voi in questo momento e aprirò anche Discord. Sto aprendo Discord una cosa, una, una, una decisione improvvisata e stemporanea, sto aprendo Discord, quindi se scrivete punto esclamativo Discord eh, vi verrà fornito il link di Discord. Come stai Uesa? Ma io vorrei essere Uesa, veramente. Lo invidio molto. Top solista, grazie mille. Venite a blastare su Discord, Discord. Dato che allora, vi, 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 vi spiego il motivo per il quale sto da solo. Sto da solo perché ci siamo organizzati male. Eh, io e Marra. Flame non lo so. E, perché Marra mi ha detto che alle 21 sarà in live con Power. E uh, io gli ho detto... Vabbè, allora streamiamo prima delle 21, sto tornando a casa, solo che no, sto tornando a casa e non c'era nessuno, quindi, e, e c'ha il cellulare staccato, quindi o hanno accoltellato Marra, e, oppure non lo so. Comunque, sto entrando su Discord per parlare, ah, c'ho pure il Discord di Power, perfetto proprio, perché forse do, dopo appunto Marra entrerà... In quel Discord, però prima, ovviamente, io mo, mi, mo, mo mi butto nella stanza denominata live. Poi farò entrare qualcuno di voi quando già l'argomento si sarà ben delineato. Hanno scopato Marra oggi? Alle 20... Sì, alle 21. Marra sarà da Power. Chiama Flame. No, Flame ha detto che ha una festa di compleanno. <ride> Top festa.Iolo. Sta andando bene il video con Luis? Sì, vi spiego anche voi questa cosa. Il video con Luis. Sta facendo meno visual di ogni mio video della mia storia sul canale, ma paradossalmente sono soddisfattissimo di come sta andando perché la ricezione di esso è stata fenomenale. Ho ricevuto un sacco di messaggi privati, un sacco di, 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 di commenti positivi. E francamente, mh, cioè, un po' me l'aspettavo che una cosa completamente fuori format sarebbe andata male. E quasi conferma ciò che penso cioè che youtube fa cagare nel senso uh, pur ultimamente stavo osservando uh, dillo senza piangere <ride> no portaci omi uh, il meglio video top scansafatica ma non è vero vi spiego il perché già stavo osservando ultimamente un calo generale delle visualizzazioni non solo del mio canale ma proprio di tutti i canali uh, in generale uh, ma mh... Come posso dire, ultimamente ho fatto anche sv sv svariati video sempre parlando di gossip e sorta, tipo il video che ho fatto su uh, Blur e Anima. Ma nemmeno mi ricordo uh, ha fatto anche 250.000 visualizzazioni, che sono tante per questo periodo. Invece, altri si arenavano su sulle 150.000, così, dei numeri che un anno fa li facevo in un giorno, insomma. E dove voglio andare a parare con, con ciò che le visual stavano calando comunque ma c'era quello spike, quelle visual più alte se si andava veramente a flammare si faceva il titolo flammoso, la copertina flammosa però io morivo dentro, non mi andava di farlo ora, portando un format nuovo, un format quali quali qualitativo sto facendo la metà della metà delle views ma è quasi una cosa confortante cioè è chiaro che deve essere così lo, lo, lo sta essendo per qualsiasi creatore di contenuti che si discosta dal format originale per portare qualcosa di un pochetto più ele elevato. Mi sono ammorbidito, sì, non mi va più di non, mi, cioè, non ho più quella cosa. Ho, io l'ho già detto in un video recente. Ho detto tutto. Basta quanto riguarda quello. Vogliamo più live di musica? Eh, lo so, però radunare i futuri o tutti insieme non è facile. Viva i Futurio, grazie mille. Aspetta puntata con Sabaku. Eh, io ho contattato Sabaku. Ho contattato... Vi dico che ho, che, ho, che ho contattato. Poi mi dite un po' eh, la, la vostra. Ho contattato Sabaku, ho contattato Giuseppe Sapio. Okay. So che il format dovrebbe intervistare gente che stimo, e crea... cioè gente che stimo a livello di creatore di contenuti. Però ho pensato di invitare anche gente con le quali verrebbe una puntata indubbiamente di divertente. Cioè, ora, pure se, non, pure se non stimassi Sabio per i contenuti che porta, comunque lo rispetto in quanto essere umano. Poi verrebbe fare una puntata di Cristo, raga. Poi ho contattato Dexter, ho contattato uh, Croix. che mi ha detto che lo farebbe. Ho contattato Omiatol, ho contattato... Chi altri, chi altri? Uh, voglio... Sono indeciso se contattare Akuma... Ah, dovrei contattare Giumbo Drillo, anche se non lo farebbe mai, credo. Ma non lo so. E Panetti, Greve, Rubino, Greve. Devi 5 o 4, ma quando... Ma quando lo, Dario Moccia sarebbe... Uesa, già l'ho girato un video con Uesa. Sono stato a Bologna due giorni. Ho già girato una puntata con Uesa, ma secondo me non è adatta per essere la seconda puntata. E, perché comunque è venuto un po' più, diciamo un po' più riflessivo e meno un po' più moscio, dai diciamo rispetto a quello con Luis quindi devo vedere devo addirittura considerare se scartarlo e rigirarlo in futuro con Wesa ma eh, ah, c'è stato il David Rubino fake perfetto grazie mille comunque ragazzi cioè comunque sono veramente contento della ricezione e dei complimenti che mi state facendo ma passando all'argomento di oggi L'ennesima figura di merda delle sardine. Ora, ripeto, questa qua è una live improvvisata, lo ammetto. Cioè, sono tornato a casa e eh, dopo una giornata di lavoro con i Futurio eh, stiamo ultimando veramente l'EP. Ora abbiamo chiuso tre pezzi su sei. Eh, eh, quindi, comunque. Le epurazioni delle sardine. Contesta Santori e viene espulso. Esatto... Una sardina, ve la, ve, ve la spiego molto bene, una sardina, ah, ho contato pure Pippo Solo per fare il format una giornata con Pippo Solo. Comunque, em, una sardina, cioè questo qua, ha contestato il capo delle sardine, colui che condivide il 95% del mio cognome. E questa cosa già mi porta ad uno sbratto, ad un, ad un vomito. Ogni mattina io mi sveglio, mi rendo conto che Condivido quasi tutto il cognome con questa, questo pesce, perché è una sardina, no? È un pesce, questo pesce, no? E vomito, ma comunque. Top querela, no, è un pesce, è una, è una, è una sardina, è, una, è un pesce, è un pesce! Se dicessi pesce lesso, non, cioè, aggiungerei qualcosa, ma non lo è assolutamente, è solo un pesce, è un pesce. Una, 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 una trota, insomma, Mattia Santori. Appunto, il leader delle Sardine, attacca il Movimento 5 Stelle sulla decisione di scendere in piazza contro i vitalizi ai parlamentari piuttosto, pensino ai decreti sicurezza greve. Scandisce il capo dei Pesciolini antileghisti parlando con i giornalisti di Repubblica. Da loro riceviamo solo attacchi. Siamo vabbè. In realtà, polemica a parte, il movimento delle sardine e quello di Beppe Grillo hanno più di un punto in comune. Ovviamente. ovviamente, Questo penso sia pal palese a tutti, no? A parte il vizio di reprimere il dissenso. a partire dal vizio di reprimere il dissenso interno. Praticamente questo qua è stato espulso, è stato bandito tipo, tipo il re leone, no? Non so se, è, non so se avete per presente, ora lo faccio vedere al volo, se è tipo il re leone. Eh, come. come come si chiamava? Eh, tu non sei come noi, ragazzi. Io quando sento questa canzone mi viene da, mi viene da piangere. Papà. Non può essere. Brevissimo. Questo è il Re Leone 2. E questa è la scena in cui Kovu, dato che è figlio di Scar, viene escluso dalla la, la rupe dei re. No? Ed è una, una, una metafora perfetta. Dell'ostracizzazione top spoiler. Vabbè, dai, ragazzi, è un film <ride> top spoiler. È una metafora dell'ostracizzazione, chiaramente, no? Se voi nella vostra vita vi siete se se sentiti esclusi perché diversi, questa canzone vi farà piangere. A me fa piangere perché da piccolo mi dicevano che ero uno zingaro, no? Che ero che, che ero, ero diverso, insomma, e mi escludevano. Sempre Quindi questa canzone risuona mo molto covo, in me. È covo. Vedi, è covo, tipo è, è un covo. ne. Se al posto di covo dite ne, Vedi, no? Quella, la parola, la N parola funziona. E io genuinamente empatizzo con i. I re ieri, gli, con gli esclusi. Lasciatelo a me! Tieni, trattieni me. D'accordo! Questo è Salvini, Lasciatelo a me! Eh, D'accordo! È, è Salvini. Credo che tu non abbia capito bene il senso. No. Top nomade. Uno zingaro, esattamente più che ne uno Z, Uno Z. Perché sei tornato? Vedi, Simba. Top zingaro. Io non avevo nulla a che fare con... Non ti vogliamo qui. Ti prego, chiedo il tuo perdono. Papà, per favore di ascoltarlo silenzio Greve. al tuo arrivo mi chiedesti di essere giudicato quel giorno è arrivato <susurra> 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 esilio no top infame Simba qua e qua è tutta la società no che esilia il l'immigrato no, no. Perché il despota il re gli dà colpa i segni della malvagità. Cioè, capite, no? Come quando eh, uno dice che quella, quello, di, quello nero ha la faccia da criminale, no? Oppure il rumeno, il, oppure il Dudubi, no? C'ha la faccia da stronzo, non è vero? Capito? Sul viso e quali sono i segni? La, la, la cicatrice? La cicatrice? La cicatrice? Non c'entra un cazzo! Scusate se la, se la pauso, ma cioè, tu... tu. Il nostro perdono non lo avrai mai perché non sei come noi. Vedi proprio la, la perfidia. No, mi, guarda, non piangi i dubbi. A me mi sta avvenendo il piantarello, ma non lo faccio perché sto in live, c'ho un contegno e mille cose. Però ogni volta che la sento io mi emoziono. Mi immedesimo, no? Tu non avrai mai il nostro perdono perché non sei come noi, mica per, per quale stracazzo di, di motivo. Tu dubbi sei di sinistra, ma vaffanculo. Tutto ma non quello. L'unica colpa che ha è di non essere come loro. Scena potentissima, Kovu che si specchia nell'acqua no? e vede Scar, suo, suo padre, ora no? E questa scena mi ha sempre dilaniato il cuore no? perché non so come spiegarlo a, a parole. È giusto o non è giusto che uno sconti le pene dei propri genitori, ma qua il genitore no? è più inteso come la tua, la tua mh, gente, ok? Ciò da cui provieni, tipo che ne so, ehm, non mi viene in mente mo, mh, una metafora, cioè non una metafora, un paragone storico. Eh, ad esempio, Scar è suo zio, Vabbè, appunto in generale, la, cioè, ad esempio, eh, come posso dire. Mm, tu hai una famiglia che ha uh, da secoli una guerra con che ne so i rumeni no? Uh, però ti fai amico un rumeno non so, sono pure storie tipo che ne so pure Romeo e Giulietta no? le classiche guerre no? insensate è giusto che una persona sconti le pene dei suoi avi che magari hanno fatto delle cose brutte in quel luogo? ovviamente no però la gente è decoccio e associa te a cose che sono collegate a te ma che tu non hai commesso. Ed è veramente la crudeltà che si cela dietro eh, l'ostracizzazione. Qui mi dite in chat, se difende e appoggia quello che hanno fatto i suoi avi, è giusto. Certo, ma questo non è proprio il caso. E per perché uno dovrebbe appoggiare... Cioè, se voi aveste uno scarro, cioè un assassino in famiglia, no? E tutta la società vi trattasse male perché avete un assassino in famiglia, ma tu non c'entri un cazzo, come fai a difenderlo? Cioè, devi essere un pazzo come, come lui per, per difenderlo. Quindi voi uccidereste il figlio di Hitler appunto! Questo bisogna fare uno sforzo, ragazzi. Non è facile. Non è facile. O anche il figlio di Hitler Hitler bambino. Hitler bambino, voi uccidereste Baby Hitler? No. Cioè, io, io non lo farei. Poi ognuno risponde come vuole, è un test anche della moralità che uno ha. Ma addirittura il, il figlio di Hitler o il nipote di Hitler, che non ha fatto un cazzo, capite? Sicuramente verrà trattato peggio da alcune persone. Perché ci starà, non lo so, qualche meccanismo primordiale che ci fa collegare una persona a... Alla sua provenienza, ed è da qui che nasce il razzismo, la xenofobia e l'esclusione che ne sussegue. Eh, pure se non ha fatto niente, voi non avete il controllo, cioè, mostro dicendo un'ovvietà: un, un, un non avete il controllo da chi nascere, no? Ma se vuole fare quello che fece il padre, sì. Ma se uno vuole rifare quello che ha fatto Hitler, non serve che sia il figlio di Hitler. Pure io me posso mettere a rifare quello che ha fatto Hitler. Mica mi serve il grado di parentela. E uno dovrebbe essere innocente fino a prova contraria. E il fatto di, di avere un padre che ha fatto de determinate cose non dovrebbe macchiare anche la vostra vita, mi, cioè, mi sembra un ragionamento logico. Che è sta cosa AXIPG AXIPG Ma tornando nell'argomento principale di, di questa live Non so come di cazzo siamo finiti qua Ah sì, per, per l'esclusione <ride> Ho messo questa cosa per rendere pure questo argomento un po' più fruibile, che mi rendo conto che è una mazzata sui coglioni, però mo' ci saranno anche dei contributi video che aiuteranno. Mi rendo conto che la lettura in live a volte è pesante, però uh, insomma, bear with me. Uh, solo che invece della, della piattaforma uh, Rousseau che avevano i, i 5 Stelle, no? Le sardine, le sarde, hanno i gruppi WhatsApp, top proprio modernità. Nei fatti, però, cambia poco. Lo dimostra l'espulsione dal gruppo di Vincenzo Petrone, la sardina lucana della Basilicata, che mercoledì sera aveva contestato davanti alle telecamere proprio Mattia Santori. L'ha contestato, e ci sta pure il video, ovviamente. Con 10 voti su 78 iscritti al gruppo, con 10 voti. Su 78 iscritti al gruppo, sono stato espulso dalle sardine lucane. Ha denunciato lo stesso attivista 52enne. Regista e scrittore con un passato da militante nella fila di rifondazione comunista. Beh, ognuno fa i suoi errori. E nel Movimento 5 Stelle. Poi ognuno fa i suoi doppi errori. Mi hai fatto espellere con 10 miseri voti. Scrive Pe Petrone su Facebook rivolgendosi a Mattia Santori. Ma pure c'è cioè, un 52enne che deve prendere ordini da un pesce. Vabbè, top gerarchia proprio. Neanche Casaleggio è arrivato a tanto. Il dissenso, aggiunge, si combatte con la parola, non con la censura. Eh. Facile a dirsi. Ma per capire le ragioni dell'epurazione del pesciolino dissidente, bisogna tornare alla sera del 12 febbraio. E ora qui c'è sta un video. C'è sta un contributo video. Ah, poi vedremo pure il video Mattia di Fanpage. Mattia Santori spiega chi, chi sono e dove vogliono andare le sardine. Molto... <ride> e poi vedremo anche eh, Trieste, Flash Mob delle Sardine con abbracci ai passanti, no? le classiche cose. <ride> Avrei avuto la possibilità da di hippie. portare anche avanti le nostre istanze. Qui c'è una folta rappresentanza di sud, c'è quello... la Basilicata, però non c'è la Basilicata, noi aspettavamo una persona. No, oggi. Ieri, noi sardine e Lucana abbiamo okay. votato per, per non farla venire. Ah, okay. per non umiliarci perché grevi capite no qui stanno facendo un raduno delle sardine uh, e questo qua la sardina della basilicata ha detto noi non siamo venuti per non umiliarci quindi c'è cioè, già top dissenso tra i ranghi ha detto ieri alle 1 all di venire l'appuntamento era ieri alle 3 e la basilicata non è stata rappresentata c'è stato un voto delle... c'è stato un voto guarda vi ho portato anche un po' Un, un regalo per, Greve, per ricordare la Basilicata, il petrolio, le dighe, lo spopolamento della Basilicata. Qualcuno mi spiega perché ha, ha dell'aglio? Che, mm. che, che cosa vuol dire, non ve ne siate ricordati? Grazie no, mille a chi non... si saba veramente, finalmente. Quanto riesco a seguire una live e a risabbare? Grazie mille, veramente, grazie del supporto. Oggi a live, ho letto, già, ho letto anche in chat perché la live è così presto. Perché sono vampiri, certo <ride> E perché appunto Marra mi ha scritto Alle 21 devo stare da Power Però poi ha staccato il telefono Quindi non, non, non avendo capito se alle 21 gli, gli serve il computer Quindi non saremmo potuti andare in live Piuttosto che farla dopo, magari alle 22 Ho pre preferito farla prima Perché è sabato sera anche per due dubbi. Non abbiamo voluto Mandare qualcuno, noi sardine lucane Hai non letto ha... il po' Guarda, lo stafano questa faccia, no, voi non l'avete vista perché l'ho coperta io. Guardate la faccia. Guardate che faccia. Con che faccia si approccia da schiaffi proprio. E noi non abbiamo voluto mandare qualcuno. Guardatelo. Guardatelo. No, noi sardine lupo. cane. Hai letto il post su Facebook? Hai letto il post su Facebook? Ma che domanda è? Hai letto il post su Facebook che abbiamo scritto. Ti sei scusato, no, ti sei scusato. Abbiamo te scritto te 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 un te post te. citando la Basilicata, evidentemente, evidentemente non è il ma, tuo pensiero. Però noi ma, la, ma quale post noi dobbiamo andare? Capito? Questo qua dice: Ma che cazzo me ne frega a me dei post su Facebook? Se ci sono dei problemi più, più importanti. E lui ma che ma, ma se ne va che faccio, se ne va. Ha detto la cosa, no? Dobbiamo andare davanti. Ciao. Noi dobbiamo andare davanti. E ride falsamente, pure se dentro di, di, di sé sta morendo, no? Ovviamente per la situazione imbarazzante che si è creata. Però allora, ride, ridi, ridi su sta ceppa de Zenzi, ridi davanti ai pozzi di petrolio dove la Total ha firmato, ha firmato con la regione Basilicata un accordo per, per 14 ah, milioni no, di no, euro l'elemosina ai no. Lucani in cambio del petrolio lo, ma che lasciatelo, vedi come... Uh, uh, scappa, scappa, lasciatelo lì e scappa ...Lucani in cambio del petrolio... Ma che lasciate lo vedi eh, come se non... ne va? Eh, non fate lo, cioè, capito, lo stanno intervistando i TG. No, 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 Non intervistatelo più. Seguite noi seguite noi. Questa è censura. È censura tentativo di censura. Non abbiamo, finito non abbiamo finito di chiedetegli chi ha deciso di venire, di venire qua la dai lasciamo. ministri. Noi non l'abbiamo allora, deciso. Ne... Eh, Però l'abbiamo già spiegato. Io ho parlato con la persona che poi avete, eh, a cui avete proibito di venire di che era felicissima invece di venire. Ma lei, so lei, ma, lei, ma lei, perché lei si è occupata di tutto? Lei era la referente. Lei si è e occupata so, delle piattaforma. Ma noi abbiamo fatto una votazione. Noi con lei dobbiamo parlare. Ma noi abbiamo fatto una votazione democratica. Ma che dici? No, no, di che lei ci ha raccontato ma poi farò vedere ai giornalisti. Al di là di queste dinamiche, scusa, noi abbiamo parlato di Sud in questi giorni e l'abbiamo fatto non pensando alle regioni che sono arrivate qua in rappresentanza Avete alle regioni abbiamo, regioni parla... no, abbiamo parlato ripeto, anche di Basilicata abbiamo parlato di Sicilia sì, le parla... le anche la Sicilia non è elettorale di pure se ne è parlato ah, di Sardegna sì, abbiamo portato avanti i temi del sud che riguardano tutto il sud non abbiamo parlato di singole regioni abbiamo parlato anche di petrolio abbiamo parlato anche di progetti di sviluppo rinnovabile abbiamo parlato di scelte però mo io non sono un, un esperto a riguardo però pa parlare di tutto il sud non vuol dire niente cioè che cos'è il sud? Cioè, bisognerebbe parlare appunto in un discorso regione per regione, se no dici il sud, ma che cazzo vuol dire? Non è che ci sono gli stessi problemi identici in ogni regione del sud, il, il sud, così. è delegato a venire dal ministro, sono abbiamo fatto... le persone che in quei territori ma, ma le hanno gestito... Le piante, no, è importante il metodo, perché gesti... essendo io una sardina come voi, eh, beh, sono... vi chiedo qual è il metodo democratico questo di questo uh, movimento. degli eventi, non avendo potuto ancora, visto che siamo nati in anche un momento di emergenza, momento. non c'è una struttura, non c'è nulla. Ma non sarà, un, par non sarà un partito? Non sarà un partito. No. Le stossi... Appunto ragazzi, cioè, lo starei dicendo anche voi, non esiste un vero confine tra nord e sud. Dov'è che inizia? Cioè, non ha senso il sud. Uno mi ha scritto pure, ma che, ma, ma, ma che commenti fai, Dudubi? Du che commenti fai? Io dico quello che penso. I problemi gravi sono largamente condivisi da più regioni dal meridione. Sì, però, cioè, se, se stai parlando al bar va pure bene dire il sud, ma se stai facendo un discorso magari un po' più approfondito, non è che dici il sud, bisogna, bisogna intervenire nel sud, bisogna dire, bisogna, bisognerebbe essere un po' più specifici, se no si parla di cose così, un po'...

Vada i dei 5 stelle, ora non vi faccio, non non ci non facciamo ci facciamo fregare. la abbiamo. La democrazia, stelle. la democrazia non è solo una parola, è è, è qualcosa ho, di concreto. Voi oggi ho, avete noi proibito ad una vostra di rappresentante di, di essere qui. Noi non abbiamo proibito, noi ieri abbiamo non votato non non sul gruppo. Provito. Ah, lei ha scritto che gli abbiamo proibito. Allora eh, potete non non noi abbiamo, come noi come noi come abbiamo so, votato. No, una cosa: voi Siede. avete votato in quanto rappresentanti Infatti. di cosa? Delle sardine visto, Lucane. E chi l'ha deciso, deciso, deciso che voi siete le sardine le, le rappresentanti Ah, perché, delle ah perché loro si ritengono un marchio. Ah, io veramente, vabbè, lo so che sono commenti frivoli. Però questa espressione, mamma, mia, che mi irrita proprio. No, che io giustamente, no, se no, siete no, un marchio, un franchising, allora ok. Posso parlare esattamente sì. come tu contesti a noi, di non essere stati eletti da nessuno. Io eh. ti sto chiedendo, tu hai votato in quanto rappresentante delle Sardine Basilicata, in virtù di cosa? Ri calcola che noi abbiamo di di portato i temi a mezzo portato. milione di lucani abbiamo, abbiamo portato e che poi rappresentate 60 milioni di italiani no, no. noi rappresentiamo noi stessi. stessi abbiamo, stessi abbiamo portato dei contenuti e dei temi qua dentro che parlavano di sud, abbiamo portato per la prima volta il sud dentro alla politica. E c'è il l'abbiamo fatto ieri e l'abbiamo fatto oggi. Se questa cosa non ti sta bene, evidentemente non è un tema che ti interessa. Pensa che io sono Emiliano Ormagnolo, dormo 5 ore a notte da 3 mesi per portare dei temi che alla mia ragione non interessano. Ma i temi vanno dentro: qua a prenderti le telecamere, a prenderti. Scusa, scusa se te le tolgo, scusa se te le tolgo, che oggi è, è andato a parlare sì, dei te temi no. abbiamo e abbiamo lavorato. Che no, dovranno, beh, la storia, Le sto togliendo alla all terra eh, di democratica, vabbè, a parte che col casino si capiva poco. Però guardate questo video qua. Questo qua è un contestatore, questo qua dietro, no, no, di là no. Oh, della la lì a te, ma lei non sa, neanche, non sa neanche due più due ma non si vergogna non sono paura di che si metta avanti siete dei vergognosi siete soltanto dei vergognosi Io devo, ma di che cosa ma di che cosa? non sa non sa tutti, tutti gli appalti sono tutti truccati tutti gli appalti che cosa porta avanti deve portare, deve portare, deve portare, deve portare. E lui ride, capito? Lui ride tutti del... questi personaggi che hanno preso so gli appalti, che... tutte le autostrade truccate. Io faccio? No, più io No, glielo voglio, più voglio più dire più perché è bello come mia fare figlia. Un mio. Io sono anche figlia. Vabbè, passiamo allora, no, Sembra non deve... quello di Te Puzza la Fregna, è un misto tra quello e Enzo che ha detto. Finire, ...perché vi dovete vergognare, io non mi devo mettere avanti alle telecamere, eh, vi dovete stai vergognare stai perché stai non avete due parole da dire, stai non sapete neanche... Probabilmente ride perché è nervoso, cioè avrà la, la, la risata nervosa, ma, ma non, non capisce che passa veramente male, cioè sta faccia che se io ti sto dicendo qualcosa di serio e tu mi ridi in faccia, cioè, in questo modo tra l'altro, poi dipende pure come in questo modo mi fai salire la vena proprio. Dove sì, sta andando? Si sta Il Partito Democratico vergognare tutti gli appadiani, hanno ordinato loro. Telefonino. Che cazzo pari della faccia di Santoris o è uguale a te? Non è uguale a me. Abbiamo una conformazione fisica completamente diversa. No, mo, mo me fate incazzare. Mo faremo un paragone. Guarda. Mattia Santori. No? Immagini, Google Immagini. Ne, guarda, ne scarico una a caso, questa qua. Ah, la seconda, che non ha un microfono davanti alla bocca. Anzi, questa. Questa qua che è meglio. Salva immagine con nome. Salviamo l'immagine con nome. Boom! Ma mo no, ma mo, mo ditemi voi, no? Porco Dio. Di, no, 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 cioè, ditemi voi, no? Tenterò anche di... Io, siamo... Quei denti di fuori, no? Mo perché, allora, non, non ci assomigliamo per niente. Allora, naso completamente di diverso. C ha quest'occhio, l'occhio, que quest c'ha quest'occhio che è più chiuso di quell'altro. Vabbè, questo qua non so perché, poi non so qu quanti anni abbia, ma vabbè, i, i capelli bianchi ne ha più lui di me, è, è incredibile. Non siamo uguali, non ci assomigliamo per niente. Ba oh, basta, oh. se io non me levo i, i capelli, no. Ecco, mo, mo' ditemi voi no? Ditemi voi se, 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 siamo, se siamo uguali. Ecco, mo' c'ho tipo, mo' mi faccio i capelli lisci, cioè non so come, 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 come dirvi che la conformazione fisica è uguale a parte che sì, che ho l'attaccatura dei capelli alla, 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 alla vegeta, mi piace molto. però che siamo uguali? Eh? A me non sembra. So più, so più... carino io. Ma dubbio è quella sinistra. <ride> ah, raga, vaffanculo. Pezzi di merda. Va bene. No? Cioè, se, se, se la volete vinta... La vedete vinta. Però, cioè, Io sono mediterraneo. Io discendo... Da... Gente... Della Campania e gente della Sardegna e, e assomiglio più alla parte della Sardegna della mia famiglia a parte il naso che è campano sto nasone che mi ritrovo che centro io con sto, con sto pesce con sta sardina goblinoide Cristo Dio Vediamo il video di fanpage che mi interessa molto Però per vedere il video di fanpage Forse è meglio se lo metto uh, Piccolino, perché finora la live è ricaricabile Fino ad ora, credo Suppongo Quindi uh, Facciamo così, poi mettiamo il filtro Scusate, eh, Però eh, sto da solo Eccoci qua Vediamo che cazzo dice Senti, possiamo dire che siete antifascisti? Sì dirai di sì Antirazzisti? Sì uh, sta... Qui, no... Qui non sorride però eh? Sta più in ansia per questa interrogazione Però devo dire che quell'uomo Mette molta ansia Mette abbastanza ansia Antifascisti sì, antirazzisti sì Ma questo te lo direbbe pure Salvini Che lo, che lo è Quindi uh, niente di nuovo Siete l'antidoto Al populismo? Al sovranismo? Qua la domanda è un po' strana, almeno per, per come la vedo io. Nel senso, eh, il populismo e il sovranismo non sono la stessa cosa, quindi avrebbe dovuto separare, secondo me. Perché loro possono considerarsi l'antidoto al sovranismo, ma non al populismo. E il populismo non è per forza una cosa negativa. Eh? Ora ultimamente ha assunto un'accezione negativa come termine. Però non volevamo esserlo, ma lo siamo diventati. Troppo antidoto, tipo Final Fantasy, no? Panacea. Populismo e sovranismo, uguale Salvini. Sì, ma ci può anche essere populismo al contrario, come sono le sardine, eh. movimento anti-Salvini. <ride> <ride> ma che gli hanno fatto il servizio? Tipo il prediciottesimo al parchetto con l'altalena? Ma che è sto cringe? E cioè, capito? E lui si presta, ovviamente, no? è tutto carino, ma che vuol dire? Dai, ma che è? Come sardine, nasce da stare tutti stessi. Ma poi c'è cioè, questo video, è pure re... abbastanza recente, ah no, di novembre. Pensavo più recente, però comunque. <ride> Piace tanto vivere la società contro la retorica populista. Però correggetemi se sbaglio. Anche la loro mi sembra abbastanza una retorica populista. Si dice poco nel merito: a parte di dare un pallone da basket in mano ad un autistico. Insomma, città a vivere la mia città come attore e non come spettatore, dice Architano, giust giustamente, comunque a sinistra, la, la sinistra si smuove. Solo per odiare un politico di destra. Prima Berlusconi, ora Salvini. La sinistra dalla morte di Berlinguer non esiste. Sono d'accordo, questa cosa. Mi metto a fuoco. Questa cosa non, è, non, è, non accade solo in Italia. Osservo che accade soprattutto anche in America, perché non è, non è che segua ogni eh, clima politico di tutto il mondo, però quello americano un pochetto lo seguo. E sì, una cosa che um, ho notato molto è che c'è sempre que, que, questa direzione di voler andare contro il politico di, 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 di destra che spesso è al governo quindi andare contro il potere lo comprendo al 100.000 cento ora che salvini sia potente pure non, non stando al potere questo non ci piove e quindi un minimo di ciao marra un minimo di potevo pure accendere il telefono però non sono riuscito a capire non ho capito io non ho capito dove eri ero in pensiero no, 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 no. ah ok Ah, ok. Se non si è sentito, ha detto che, no, che non prendeva. Comunque, eh, andiamo avanti. Altro che fenomeno. Avete poco più di 10 giorni di vita e avete già riempito le piazze di Mezza Italia. Tu hai detto: Non chiamateci movimento, siamo solo gli anticorpi contro il fascismo. No. megoioni non solo contro il fascismo, credo che sia un po' più complessa l'analisi. L'esperimento di Bologna era molto ben contestualizzato perché si trattava. Io sarei veramente contento se questa analisi complessa me la esplicasse. Veramente, non vedo l'ora. Me la esplichi. Va dell'inizio della campagna elettorale di Matteo Salvini e della candidata ombra Borgonzoni in un momento molto specifico. Era una battaglia da vincere in quel giorno, in quell'ora per dare una sveglia all'Emilia Romagna. È stata un'idea azzeccata che però neanche noi sapevamo fin da subito. Sardina è lo stare insieme. Stare stretti. Ci piaceva pensare a tante persone che si sentono sole nella vita, sul web, nella società adesso, che si stringono. E già la, la fisicità era un aspetto molto importante. Poi, Grazie, senza saperlo, abbiamo trovato un nome, un'identità legata al pesce che ha tantissimi risvolti. La canzone no. di Dalla è arrivata dopo, è venuta in mente a Giulia, ci è stata suggerita da tante parti e credo che sia l'inno più naturale di questo fenomeno. È Bella Ciao però non vi dispiace come inno? Questo è bello perché, come dice qualcuno, le piazze esprimono il sentimento maggioritario e il fatto che venga cantata Bella Ciao è sintomo di un'identità che probabilmente pertanto si era addormentata. Noi... Ma addormentata di che? <ride> È sintomo della casa di, di carta che ha fatto successo il fatto che si canti bella ciao. Che paraculata, comunque. Ovviamente non dispiace. Senti, possiamo dire che siete antifascisti? Sì, direi di sì. Antira Appunto, mica era politico. In realtà mi pare che aveva detto ad onore del vero, ma non mi ricordo perché ormai ci sto più a capire in cazzo, è roba vecchia, che loro erano partitici Però apolitici sono d'accordo che sia virtualmente impossibile esserlo. Non so se hanno mai detto siamo apolitici, perché essere apolitici è impossibile. Nel momento in cui tu esprimi un'opinione sei politico, detto a, partiti. a partitici. Sì, 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 sì. A partitici, sicuramente l'hanno detto. i Razzisti? Sì. Siete l'antidoto al populismo, al sovranismo? Non volevamo esserlo, ma lo siamo diventati. Perché, probabilmente, la dimostrazione del fatto che basti usare il cervello per sconfiggere una bestia che sembrava invincibile ha scatenato reazioni da tutte le parti d'Italia, non solo. Nelle vostre piazze non ci sono solo i trentenni, ma ci sono anche i quarantenni, i cinquantenni, i sessantenni. Cioè siete tutto tranne che antipolitica. Uno dei grandi problemi della politica dei parlamenti è la rappresentatività ed è bello perché noi nelle nostre piazze, con la gente che ci segue, scende in piazza a mettere la sua fisicità appunto. Portiamo una grandissima rappresentatività ed è un po' la forza dell'Emilia Romagna, la forza di questa regione che non si è mai perso quel collegamento eh, generazionale. C'è chi dice: dovete dirci da chi siete rappresentati. Ok, Fish. Presentate, che ovviamente sarebbe sbagliato perché non è il punto. Però pone un grande vantaggio perché stiamo spiegando che la politica con la P maiuscola parte dal semplice cittadino, dal semplice elettore Mi dici? Bella ciao, uh, la cantano per la casa di carta. Beh, non è un segreto che comunque è stata ripopolarizzata come canzone dall'avvento e l'enorme successo della casa di carta. Però ovviamente non è che pure io non è che l'ho scoperta, grazie a. Però c'è stata una, una ventata. Ma gli stai spogliando? Eh. Ciao ragazzi, come state? Ciao Marra, che dici? Sono un po' annichilito. Sei stanco? Oggi è un giornataccio. Praticamente non so se hai sentito, se no, hai seguito. Purtroppo allora, no. Originariamente questa live parlava del fatto che una. Eh, diciamo, il capo delle sardine lucane è stato espulso mm -hmm. da Santori, dal loro okay. gruppo Whatsapp, okay, per... perché l'ha dissato cioè, si è espresso contro una sua decisione pubblicamente. Okay. Quindi in questo, in questo gruppo Whatsapp ci, ci stavano 78 persone, hanno votato solo in 10 mm -hmm. per, per, per farlo andare via e l'hanno buttato fuori. Mm -hmm. E si è lamentato è il comunista. <ride> Greve. <ride> che hanno detto uh, Dudubbia e Marra sono gli unici intellettuali di destra che abbiamo in Italia, Italia. <ride> stiamo messi bene stiamo allora. messi bene sia, sia per gli intellettuali sia per sia di destra non siamo di destra però e ti faccio vabbè no l'hanno già visto purtroppo il video però insomma era questo Ma vabbè, stavo... Quindi, stavo vedendo... quindi ormai è ufficialmente il boss capito? Cioè detiene le retini di tutto. E ovviamente la sardina, il capo delle, delle sardine Lugane, si è, ha detto che là è, è stato censurato, è stato allontanato come quelli opinione... Dei 5 Stelle. Esatto, infatti stavo a fare la stessa eh, associazione. Sì, infatti c'è scritto in questo articolo, ah. come 5 Stelle allontanavano. Infatti i, i già all'epoca quando uscirono queste sardine dissi proprio che mi sembravano identici. Mm -hmm. Emo stavo vedendo appunto la sua intervista a Fampeggio dove spiega un po' chi, chi, chi sono. Cosa che ha sicuramente tanti diritti ma ha anche un dovere nei confronti della società in Civilizione. Voi siete partiti con un'idea, entrare a gamba tesa nella campagna elettorale per le regionali eh, diciamo dell'Emilia-Romagna. Voi avete un obiettivo che è questo mese di gennaio. Dove o vince la Bergonzoni o viene riconfermato power, il governatore uscente Bonaccini e poi. E poi si vedrà, nel senso che già adesso chiuderemo questa prima fase di piazze piene, almeno delle grandi città, a Roma il 14. E poi inizierà sicuramente diciamo, il momento delle città più piccole, dei comuni, dei paesi più piccoli, perché in tanti ce lo chiedono. Io ad esempio vivo l'Appennino e, e so le problematiche dell'Appennino, ho da sempre pensato che l'Appennino dovrebbe essere uno dei temi centrali della campagna elettorale in Emilia Romagna. Voi avete una capacità unica, una forza. Unica, cioè state in rete, ma poi cercate attraverso la rete di, di entrare nel reale, quindi nella comunità reale, non solo quella virtuale. Una piazza delle sardine nasce così: nasce con una richiesta, con un evento su Facebook che è semplicemente metti un click se non ti sta simpatico Salvini o se credi che c'è un'alternativa al populismo. La seconda fase di questo processo è. Interagisci con la pagina Facebook con cui sei entrato in contatto, fai vedere che fai parte di una comunità e dimostra che sei pronto a ritagliare una sardina e metterla e postarla. La terza fase, che è la più importante, è porta il tuo corpo, la tua sardina, la tua persona dentro una piazza e questo è il collegamento tra il virtuale e il reale che è diventato molto potente perché appunto porti un risultato tangibile: non è più un sondaggio, non è più astratto, non è più un like su Facebook che è manipolabile. Ma è una quantità di persone. Credo che sia importante anche capire che il risveglio delle coscienze, il risveglio dell'identità di piazza politica, è anche un'energia elettorale che in qualche modo viene propagata. È come se fosse una campagna elettorale alternativa che parte dal basso ma che comunque avrà un effetto. Io, io credo e voglio sperare. Senti, ho visto L'effetto, cioè, alla, in, alla fine della fiera è semplicemente che. La gente voti diversamente perché cioè, rimaniamo comunque in un sistema democratico basato sulle votazioni. Cioè, un cambiamento effettivo con il risveglio delle coscienze avverrebbe se, tu, cioè, se il centrodestra, che ora è principalmente diciamo votato, uh -huh. non lo fosse più. Alla fine, questo è. Più che altro perché non. Beh, oddio, in realtà eh, le proposte fatte da loro erano altre. Al di là dell'odio verso Salvini, io ricordo che comunque alcuni loro punti non erano incentrati su chi mandare al governo, ma più che altro ma erano su contro Salvini. Con... Salvini ti ricordo. Erano fatti appositamente contro Salvini, però in realtà alcuni erano pure condivisibili, cioè, Come per no? quanto banali. No? Quindi magari, magari il loro intento è quello di sensibilizzare la classe politica all'utilizzo dei social in un certo modo. Uh, cambiare alcuni temi nel dibattito pubblico, non tanto mm. far sì che la destra non vada al governo, credo, eh? credo. Ma il reale cambiamento avviene, però in quel modo: con la democrazia o oh, oh, fanno una rivoluzione e vanno eh, Ma loro... il problema è che non c'è un'alternativa che, va... che gli vada bene, credo. Cioè? cioè, che non, non mi sembra che loro vogliano un partito in particolare, uno potrebbe dire no. No, PD, no. Però non... no, no, certo. Vabbè, si si cambierano... dice che il PD sì, per buratti... carità. Ma perché insomma. fa comodo ovviamente Mettere in cattiva luce Salvini il loro comunque lo stanno facendo anche Volontariamente o meno Ok mm. boh. Allora il, il punto è O loro uh, creano un movimento E quindi entrano in politica Oppure Andando contro ciò che hanno detto all'inizio La sì, partiticità vabbè, ma di tutto Come pure 5 Stelle si è contraddetto in 7000 Breve. cose Che aveva detto all'inizio Oppure, oppure eh, decidono di sostenere il centrosinistra eh, affinché quel centrosinistra sposi le loro eh, battaglie, che erano eh. poi quei famosi punti. Boh, boh. Google, che nel Mediterraneo la vita media di una sardina è di 5 anni, nell'oceano invece le sardine campano fino a 14 anni. Viva l'Atlantico e abbasso il Mediterraneo. Questo è un dato che mi giocherò molto spesso. Comunque, il bello della canzone di Lucio Dalla è che dice: La sardina dà fastidio perché è un pesce libero, non puoi prenderlo. E questo è il motivo per cui volevamo chiamare il, il manifesto Benvenuti in Mare Aperto. Cioè, dove c'è libertà è molto più difficile che attecchisca il populismo, l'odio, la retorica violenta. E questo è un no, po' il senso. È per che cerchiamo eh, di quello che stavo dicendo prima. Cioè loro pure mi dicevano eh, ma, ma Salvini è populista, non, non esclude che loro possano essere Secondo me non esiste un partito non populista in Italia al momento, è anche un movimento. Non ma un partito deve essere populista almeno per, eh, per ottenere i voti. Ad oggi, ad oggi Come fai sì, a social. Eh Ad oggi purtroppo sì, perché lo slogan ha superato la competenza eh. e... Il vero, il vero ideale del partito, visto che gli ideali adesso sono liquidi, interscambiabili, eh, quindi non c'è più un partito che rappresenta dei veri ideali, se ci pensi, cioè eh, Renzi, dove essere di sinistra, è diventato quasi di destra, Salvini per certe cose è socialista, per altre cose mm -hmm. eh, di destra, conservatore la Meloni se capisce, Forza Italia per certe cose sembra anche, eh, non lo so, progressista, cosa assurda, perché è un casino. Quindi secondo me... Eh, questo è il problema: che non essendoci più valori, eh, puntando tutto sul leader, il sì. leader per forza di cose deve andare avanti a slogan esatto. e a populismo. Esatto. Io mi metto nei panni di un qualsiasi partito, sinistra, destra, centro, quello che volete. Se vuole ottenere voti, deve convincere la, il popolo. E per convincere il popolo non gli può fare un'analisi tecnica. Scusate, per se... sarebbe meglio così per questi dati perché si è, è svilito molto il dibattito pubblico. Però. Non è una Ma cosa positiva. Era così anche in antichità anche nell'antica Roma Vabbè. che non andava in piazza per cogliere il petto. Delle in realtà no, nel senso ah, che anche tipo nell'antica Grecia, se ci pensi, non votavano tutti proprio per questo, votavano soltanto quelli più colti. Okay. E... Nella politica moderna: nella politica moderna, nella politica moderna da Berlusconi. In poi. No, però oddio. C'era ancora un po' il centro-sinistra, che qualcosina, pure Copprodi di concreto comunque lo diceva aveva degli ideali anche il fatto dell'Europa, poi contestabile o meno, diciamo dalla decadenza, dal decadimento di Prodi in poi, non che lo amassi particolarmente, però qualcosa di buono in testa ce l'aveva, eh, dopo tutto è diventato slogan. Prima dell'entrata in campo di Berlusconi c'erano dei valori. Eh? C'erano dei valori, al netto che magari, ecco, c'erano personaggi come Craxi che hanno fatto delle cose anche sicuramente non degna di rispetto, no? ha rubato quello che vuoi, però incarnavano comunque degli ideali, erano comunque dei statisti di un certo peso e il dibattito pubblico non era così imbarbarito Da mani pulite in poi e poi la successiva eh, entrata in campo di Berlusconi ho so cambiato un po' le cose. Guarda, ah, prima di chiudere ti faccio vedere questo video, solo l'inizio di questo video, voglio sapere che cosa, cosa ne pensi. È un contestatore di Santori. No no Abilano Soldi della F te non sa neanche, non sa fare neanche due più due, ma non si vergogna, non si vergogna, io non sono paolini di che si mette avanti. Metodo di contestazione, un po' la babbo la non si vergogna. No, no, Abilano. Soldi in <ride> modo migliore Bellissimo. per catturare l'attenzione comunque il richiamo della sardina <ride> Ma quella, puh, è, fa il fischio con i denti è impossibile allora so adesso va. perché ho scritto Prodi sono tutti righerati non sto dicendo che Prodi era un grande vi sto dicendo che comunque in quel partito c'erano degli ideali c'erano degli obiettivi tra cui l'entrata in Europa se è stata una cazzata non mi riguarda in questo momento quindi ragazzi provate a rotto i coglioni dovete imparare ad ascoltare aprite le orecchie ascoltate Fate un respiro, contate fino a 10 e poi eventualmente mi contestate. Ma pure prima, io ho fatto l'analisi del testo di de Tu non sei come noi del Re Leone 2. Bella. No, perché si parlava di espressione, Bellissimo. no? E stava a dire un concetto eh, semplicissimo: cioè che lui, Covu, non doveva pagare per ciò che ha fatto Scar. Cioè, se mio padre è mm -hmm. un assassino, e che mm -hmm. cazzo c'entra. È mm -hmm. eh, però. Eh, beh, è un concetto semplicissimo. Sì, sì. eh però. Poi, poi si è, abbiamo iniziato a dire. Eh, cioè, cioè, voi odiereste il nipote di Hitler pure se non ha fatto niente. No, e dicevano: Eh, però se è nazista anche lui. Ma che c'entra? Se, se, detto, se è nazista non lo odio in quanto esatto. nipote, ma in quanto nazista. Poi dicevano: però, se, se vuole replicare le gesta di Hitler, ha detto: Ma se voglio replicare le gesta di Hitler, lo posso fare pure io. Sei responsabile te. No, sì, no, ma, certo. ma non è che deve essere suo nipote per replicarle. Uh -huh. Vabbè, comunque era questo. Il okay. depensaggio a volte la chat, ragazzi. Vabbè. Grazie per aver seguito. Monmaro Andrà da Power. Quindi sì. gli serve il computer. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Eh, grazie mille di averci seguito. Ciao Uno, una mattina, mi sono alzato. Volevo mettere la sigla. <ride> eh, aspetta, come possiamo fare? Facciamo, tipo, facciamo la, la sigla in stile bella. Ciao. Vabbè, ba ba basta che si battono le sì. mani. Non Tut mi sento. Molto bene, bene. Non, non mi taglierò le bene. vene I eh, nervi. Ciao, ragazzi. Che presto cambia la... Cerbero, cerbero, pa 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 pa, che in questo mondo, non sarò un clocea, né tan.